Presente all'insediamento del Consiglio Provinciale anche il sindaco di Mongrando, di fatto unico sindaco presente a questo momento. Insomma, qual è l'impressione e che cosa si augura per questo 2022? Beh, intanto auguro al Consiglio Provinciale appena eletto e orgoglioso di avere insomma due rappresentanti del comune di Mongrando, perché insomma un comune piccolo come il nostro per la prima volta viene rappresentato da il capogruppo della minoranza e la nostra assessore comunale Luisa Nasso. Io credo che il Consiglio Provinciale di oggi è stato chiaramente l'insediamento da parte del presidente e quindi della convalida degli eletti, e auguro a loro intanto un buon lavoro. Come ha rimarcato il presidente, mi auguro che tutto il Consiglio Provinciale unito dia voce e faccia da cassa di risonanza ai 74 comuni. Ero presente perché io alle istituzioni i tengo moltissimo e oggi era un giorno importante, non potevamo non essere presenti. Volevo augurare buone feste, buon anno soprattutto ai consiglieri e al consigliere provinciale, al presidente, ma a tutti noi cittadini di questo territorio dobbiamo tirarci sulle maniche e essere ottimisti, perché il 2022 speriamo che spazzi via quello che sta diventando oramai un'agonia per tutti noi, che è questo maledetto Covid. Auguro al commercio, chiaramente, perché sono un commerciante, che si riprenda ancora di più di quello che ha fatto questo pezzo di 2021, ma auguro veramente un buon lavoro a tutti, al di là delle idee politiche. Mi auguro che questo Consiglio Provinciale possa far del bene al nostro territorio.